Benvenuti a tutti sul nostro canale. In questo video parliamo delle anticipazioni della nuova serie spagnola La Promessa. Cosa succederà nelle puntate in onda da lunedì 5 a venerdì 5 giugno? Scopriamolo insieme. Prima di iniziare, però, lascia un bel like al video ed iscriviti al canale. Dai, forza! Fatto? Ottimo! Ora iniziamo! La morte di Tomás è ancora oggetto di una continua indagine. Il sergente Funes suggerisce una perquisizione del palazzo dopo aver scoperto che il ragazzo è stato ucciso lontano dal luogo del ritrovamento del suo corpo. In un momento di relax, grazie al fatto che Simona resterà a palazzo convinta da Catalina, Jana viene a sapere della perquisizione e si fionda subito in camera sua. Nel tentativo di riprendere la fede di Tomás, muove il letto e cade l'arma del delitto, un fermacarte. Petra l'ha messo lì, desiderosa di incastrare Jana. Il sergente si insospettisce quando vede che qualcosa non va e viene aggredito da Jana, che riesce però a nascondere il fermacarte. Funes informa Cruz e Manuel che la perquisizione non ha portato a risultati positivi. Mauro e Leonor continuano a vivere un amore tormentato ed ossessivo. La servitù scopre che Mauro ha un rapporto con la cameriera Teresa da tempo. Petra continua a maltrattare Jana e rivela a Cruz che ha trovato il tagliacarte. In seguito, Pia chiede a Cruz di calmare l'atteggiamento negativo di Petra. Inoltre, chiede un aiutante in cucina per Simona e Candela. Spossata dalla fatica, Simona sviene ed è subito soccorsa da Romulo. Cruz vuole che Manuel e Jimena si sposino per prendere il controllo sulla promessa. Nel frattempo, Petra comunica a Pia di sapere che è incinta. Inoltre, sottolinea che lei assumerà il ruolo di governante. Funes informa i marchesi che Manuel è il principale sospettato per la morte di Tomasa, accusato di volersi impossessare dell'eredità del signorino. Manuel ha effettivamente trascorso la sera prima dell'omicidio con Tomas, secondo l'interrogatorio, ma non vuole rivelare i dettagli dell'incontro. Viene quindi arrestato. Mauro mette in guardia Teresa, la misteriosa fidanzata di Mauro, appena arrivata a palazzo, e le dice di non fidarsi della servitù, avvezza ai pettegolezzi. Nel frattempo, i domestici stanno leggendo la lettera scritta dal figlio di Simona. Si scopre che quest'ultima, che negli ultimi tempi ha avuto problemi di salute, presto diventerà nonna. Funes si confronta con Jana e le dice che coloro che hanno cercato di incastrarla sono ancora nel palazzo, a pochi passi da lei. Le anticipazioni terminano qui. Per non perdere le prossime, iscriviti subito al canale per restare aggiornato sulla tua serie preferita. Ci vediamo al prossimo video. Buona settimana! È una promessa. Ciao!